Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Gastrip Drums. Nel video di oggi, come potete vedere, sono già munito di taglierino o dei pacchettini o il nuovo magazine uscito da pochissimo di strumentimusicali.net, cioè Smug, che mi è arrivato insieme a quest'ordine che ho fatto, quest'ordine un po' strano, un po' matto che ho fatto, perché nel video di oggi, nell'ordine che ho fatto nel video di oggi, sono andato a prendere uno dei rullanti più economici che ho trovato e uno dei rullanti più costosi che ho trovato. Praticamente quello costoso costa tipo 6-7 volte quello economico. Voglio fare questa prova non tanto per dire se avete budget comprate quello costoso perché va meglio, se non avete budget comprate quello economico e vabbè, va bene, non andrà al massimo ma almeno l'avete pagato poco. Non voglio fare questa tipologia di video, ma voglio metterli veramente alla prova per capire che cosa cambia nel momento in cui li proviamo e li suoniamo a nudo, quindi senza equalizzazione, senza mix, senza niente, capire proprio come funzionano, magari a varie accordature, e poi andarli a suonare su alcuni brani per vedere poi all'orecchio cosa cambia veramente nel momento in cui li andiamo a sentire su una canzone, nel momento in cui andiamo a suonarli con una band, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi voglio fare un po' di prove. Smetto di parlare, mando la sigla, rimaniamo qua così ci facciamo questo unboxino e basta. Quindi, come ho detto, sigla e poi partiamo. Quindi ho il primo pacco in mano, che è un Ludwig, ma non partirò da questo, partirò dal secondo pacco, che è un Tama. Vi dico già che Tama sarà il rullante economico, mentre Ludwig ovviamente sarà il rullante costoso. Ah, e non sarà un rullante qualsiasi, sarà il rullante. Mi sono anche tagliato, bene. Che? Ah, le istruzioni per il rullante, importantissime, perché Prima cosa, pesa poco. Allora, questo in realtà non sono dello stesso materiale, eccetera. Ho deciso solamente di prendere due rullanti da 14x6,5. Il primo è un rullante in legno, quindi un rullante super leggero, in realtà. Quindi dalla sua questo rullante ha già... questo rullante ha già la questione della portabilità in giro. Questo è un rullante nero, molto carino, devo dire, da vedere. Come finitura mi piace molto, un rullante completamente in pioppo, 100% pioppo, 8 mm, 8 strati. Devo dire molto, molto leggero, con dei... come si chiamano? Dei cerchi tripla frangia a 8 tiranti. Quindi... vediamo l'altro e poi capiamo, cominciamo a capire queste differenze giusto di vista e di peso, eccetera, eccetera. Oh, questo sicuramente pesa già di più, però è un alluminio. Dove... qua. Quello costoso invece è un Ludwig, come vi ho detto, ovviamente già con un packaging un pochettino diverso, perché comunque ci arriva così e non è male, non è male. Nel vellutino lì, che cos'è? E ragazzi, per fare questa prova, ho preso lui, Supraphonic, con la sua pelle, cacchio che strana questa pelle, molto carina, in alluminio, 14x6,5, quindi ho preso un po' il re a combattere contro un rullante più economico. Questo qua è un rullante, come vi ho detto, in alluminio, non saldato da 1,7 mm, abbiamo 10 tiranti, anziché 8 come il Tama, e dei cerchi in acciaio tripla frangia, anche in questo caso. Non sono stato a vedere troppo il materiale, eccetera, perché voglio capire proprio qual è la prestanza, come si comportano due rullanti nel momento in cui vengono messi un po', tra virgolette, sotto sforzo. E quindi con questo andiamo alla batteria, li montiamo, li proviamo, suoniamo i pezzi, li mixiamo, facciamo tutto quanto oggi. Quindi magari sarà un video un po' più lungo, ma guardatelo perché secondo me ne vale la pena. Adesso sono curioso di andarli a sentire. Montiamoli sul set, ci vediamo di là. Ragazzi, ancora una cosa, sono Luca del futuro che ha finito, appena finito di registrare questo video, ma mi sono dimenticato di dirvi una cosa, cioè che il suono del rullante, della batteria in generale, che sentirete mentre suono la batteria da sola, è senza mix, nel senso asciutta, come l'ho registrata, così da farvi sentire bene il suono del rullante preso direttamente dal microfono e basta. Mentre quando vado a suonare sulla canzone sarà mixata la batteria e il rullante e tutto quanto, per capire la differenza tra i due rullanti nel momento in cui andiamo a metterci le mani sopra, andiamo a mixarli, per capire cosa succede. Quindi
adesso che sapete questa cosa, possiamo andare col video. Eccoci qua alla batteria. Allora, ho montato per prima cosa il Tama, questo Tama in pioppo, e allora l'ho accordato senza stare a guardare troppo l'accordatura. Ho tirato i due rullanti cercando di tirarli più o meno uguali come numero di giri di chiavetta, ma senza guardare l'intonazione eccetera, anche per vedere come si comportano per quanto riguarda l'intonazione. Questo ha un'intonazione medio acuta, diciamo. E con un'accordatura del genere la cosa che possiamo controllare del rullante è quella della sensibilità e degli armonici, quanto dà un fastidio agli armonici e quanto è sensibile al rullante la cordiera del rullante. Questo rullante è abbastanza sensibile, devo dire, ha un suono di cordiera che finisce lì. Molto secco, quindi se lo usiamo per le ghost... Non è male, sono super secche. Per quanto riguarda la sensibilità sulla parte centrale del rullante, ottima. Andando anche fuori, devo dire che non perde nulla, quindi sensibilità di questo rullante molto buona. Per quanto riguarda le armoniche, ne ha un po', gli metterei un pezzettino di gaffa, sinceramente, però devo dire che, raga, questo rullante suona. Adesso andiamo a fare la prova con l'altro rullante. Ho deciso di prenderli separati, così a provarne prima uno e poi vedere se con l'altro faccio l'effetto wow su questa accordatura. E poi dopo ve li faccio sentire contestualizzati su una canzone. Andiamo a cambiare rullante. Eccoci qua con il Supraphonic di Ludwig. Allora, ovviamente l'effetto wow c'è nel momento in cui lo andiamo a posizionare subito dopo l'altro, perché come manifattura, diciamo, anche da vedere, è veramente fatto molto bene. Andiamo a sentirlo. Questo ha la sua pelle, la Heavy di Ludwig. Andiamo a sentirlo, poi vediamo. Allora, devo dire che dandogli lo stesso numero di giri alla tensione delle viti, ha un'accordatura molto più bassa. Ovviamente, appunto, uno è un legno, uno è un metallo, quindi sono due rullanti proprio diversi. Per quanto riguarda la sensibilità, non è che ha più sensibilità questo rullante, ha una maggiore corposità per quanto riguarda le ghost. Se l'altro aveva una buona sensibilità ma molto secca, questo rende il suono delle ghost un po' più corposo, anzi molto più corposo. Cioè, ovviamente, vabbè raga, suona meglio per quanto riguarda le ghost, ma li metterei a parità come sensibilità. Ovviamente il suono è migliore e ci sta, però le armoniche sono lì, nel senso che tutte e due hanno più o meno la stessa quantità di armoniche. Forse questo mi danno un po' meno fastidio come intonazione, ma è una questione di intonazione. Per il resto ce l'hanno tutte e due accordati in questo modo. Poi, appunto, come vi ho detto, non ho voluto cercare la loro accordatura per capire, voglio che sia una cosa un po' più spartana della serie. Proviamo questi due rullanti, vediamo come si comporta uno super e l'altro non super. Quindi vi suono un pezzo con tutti e due rullanti, facendovi sentire un po' batteria e brano, un po' batteria da sola, un po' rullante da solo. Così almeno andiamo a capire la differenza tra i due rullanti.
eccoci di nuovo qua con il nostro tamino montato, ma questa volta in un modo completamente diverso, cioè in questo. Sapete quanto mi piace provare rullanti e accordarli a panettone, cioè super bassi? Ha senso fare questa cosa? Magari no, ma non mi interessa perché a me piace un sacco, voglio sentirli tutti i rullanti panettone. E secondo me in realtà ha abbastanza senso, perché vai a stressare al massimo l'accordatura di un rullante. Verso l'alto, in generale, in qualche modo i rullanti se la cavano alla fine, ma magari bisogna togliere qualche armonica, eccetera. Ma quando si va bassi, è difficile che un rullante riesca a tenere perfettamente il suono, la potenza, eccetera. Questo l'ha fatto molto bene e devo spezzare una lancia a favore del Tama, perché ci ho messo, dato che ho accordato già tutte e due i rullanti, ho impiegato meno tempo ad accordare il Tama per questa tipologia di accordatura rispetto allo Stratphonic. Mi piace di più lo Stratphonic come è venuto il suono finale, dopo lo sentite, ma questo ci ho messo meno. Però ve lo faccio sentire perché anche questo ha un suo perché, mi piace sinceramente. Comunque, ragazzi, suona di brutto. Più che altro, la cosa interessante è che è molto secco, anche se è tanto basso di intonazione. Non è quella cosa che sembra che tutte le volte che suoni il rullante ti passi un camion di fianco. Non c'è questa cosa qua. Le Ghost, volendo, sono un pochettino più plasticose, ma... Oh, ragazzi, a me piace. Dopo ve lo faccio sentire anche mixato sulla canzone e devo dire che a me piace, mi piace. Cioè, non me l'aspettavo da questo rullante. Mi aspettavo di dirvi, raga, non sono riuscito a fare un'accordatura che aveva un senso. Invece ce l'ho fatta. Adesso passiamo all'altro rullante. Intanto una cosa che vi chiedo, che non vi ho ancora detto, è quello di commentare, oltre a iscrivervi al canale, andarmi sul mio sito, eccetera. Ma commentare... e vorrei che non commentaste dicendomi lo Stratphonic suona meglio, punto, perché quello è vero, ma lo sapevamo già a fine video, questo era chiaro, ma vorrei mi spiegaste sinceramente che cosa vi è piaciuto di uno e che cosa vi è piaciuto dell'altro, e magari dicendomi, che ne so, questo mi è piaciuto molto, questa cosa qua non me l'aspettavo, oppure mi è piaciuto di più il Tama perché ha questa roba qua, oppure mi è piaciuto più il Tama perché costa meno, potrebbe essere uno dei commenti possibili. Sentiamo il Supraphonic. Allora, appunto, diciamo che il Supraphonic non è un rullante utilizzatissimo con questa accordatura, però ho voluto provare per vedere come si comportava rispetto all'altro. Questo ha più potenza e ha le Ghost più, anche come nell'altro caso, ha queste Ghost super perfette, corpose, ma che si sentono sempre, che sono pazzesche, ovviamente, ma... su questa tipologia di accordatura non mi sento di dire questo è tanto più bello, come vi dicevo prima, questo è più bello, è più corposo, ma non è sei volte più bello del Tama, dato che costa sei volte di più o meno, non è sei volte più bello. Quindi su questa accordatura devo dire che non prenderei questo rullante qua, tra i due. Sull'altra accordatura dipende, ma non è ancora il momento di fare le valutazioni. Sto già facendo le valutazioni, sono troppo avanti. Quindi vi faccio sentire ancora questi due rullanti mixati su una canzone, come prima, una ballad questa volta. Ve li faccio sentire un po' sulla canzone, un po' da soli, un po' rullante da solo, un po' batteria da solo. Vi faccio un mix, come per fare una citazione. Comunque, andiamo con la ballad.
ragazzi, siamo qua per le tra virgolette valutazioni finali. In realtà, appunto, come vi ho detto, volevo fare un video un po' diverso dal solito, perché di solito quello che faccio è prendere degli strumenti tante volte simili come prezzi e soprattutto per i rullanti e andarli a provare e spiegarvi le differenze. Qui invece volevo proprio fare una cosa diversa, quindi due rullanti proprio completamente diversi, capire quanto cambia, qual è la differenza, se c'è tutta questa differenza oppure no. Ovviamente la differenza c'è ed è giusto così, perché il costo è completamente diverso, la manifattura dei rullanti eccetera è completamente diversa, ma volevo più che altro con questo video eliminare un po' la diceria che tante volte c'è, nel senso rullante costoso suona benissimo, rullante economico suona malissimo, quindi il rullante economico me lo compro solo perché magari non ho il budget o non voglio destinare un budget così elevato per comprarmi un rullante che suona bene. Non è completamente vero, perché se penso a me 15-16 anni fa quando ho cominciato a suonare, mamma mia, 15-16 anni fa è tantissimo tempo, i rullanti effettivamente economici facevano un po' fatica. Adesso è tutto diverso, quindi i rullanti economici suonano ovviamente peggio di quelli costosi, ma suonano di brutto. Oggi ho provato il Tama, ma ho fatto anche altri video con dei in cui provo dei rullanti economici, ve li lascio qui sotto. E quindi ovviamente se dovete fare il disco della vita, quindi il disco magari con un artista grosso, comunque un disco importante in uno studio importante, avere il supraphonico o avere un rullante economico cambia molto, perché ovviamente avete un rullante più potente, più prestante, più sensibile eccetera. E soprattutto anche se voi avete il pallino del supraphonic da quando avete 3 anni, allora, e avete il budget per comprarlo, allora fatelo, ed è giusto così. Altrimenti non è l'obbligo comprarsi un rullante costoso per poter suonare, per avere un rullante che suona bene. Se però avete un budget minore, trovate i rullanti, non preoccupatevi, per studiare magari, perché comunque ad esempio il Tama è un rullante super sensibile, che comunque ha delle armoniche, non danno troppo fastidio, avete sentito come suona accordato basso, quindi io lo porterei tranquillamente anche live su un palco o in un locale, o volendo anche per dei dischi magari autoprodotti va benissimo, non serve un rullante super costoso assolutamente per un disco autoprodotto. E boh, non lo so ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Secondo me ogni rullante ha la sua collocazione e ovviamente in base sempre al budget che uno ha. Però boh, ragazzi, questo è, io la penso così, e fatemi sapere cosa ne pensate voi. Grazie mille ancora a strumentimusicali.net per avermi permesso di fare questa pazzia del video con una roba super economica, l'altra roba super costosa. E basta, iscrivetevi al canale, campanellina, condividete, fate cose, andate su castildrums.it e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!